Alvaro, quando? Stamattina, ha detto così che ti aspetta in piazza. Vabbè, di che vengo. Vedi che dritto sta Alvaro. Hai che? Via! Dice così che ti aspetta in piazza. È tornato Silvio Pelli che è tornato. Perché ti dispiace? No, anzi, per carità. Ce ne vorrebbero tanti di clienti come quello. Piuttosto, quando lo vedi, ricordagli di farti pagare il conto che ha lasciato in sospeso prima della villeggiatura. Quando? Un'ora fa mi ha detto la ditta che ti aspetta in piazza. Va bene, digli che vengo, Diglielo! Aute, senti un po', ma chi è Salvaro? Alvaro Latini, no? E chi lo conosce? Ma come non lo conosci? Quello che ha dato una coltellata a Valerio Zerboni. Si è fatto 6 mesi, in dritto da niente. Ah, perché quelli che danno le coltellate per te sono dritti? Ma che c'entra? Lui mica gli voleva dare la coltellata. È stato uno spiacevole equivoco, E ha fatto 6 mesi? E allora è un frescone, Ciao, Alvaro. Ciao, se vedemo. Salve, ragazzi. Mamma! Ari, ecco questo! Mamma, Alvaro è tornato! E lo vedo che è tornato! Ma che non sei contenta di vedere Alvaro tuo? Mamma! Tu, sta buono, che mammetta, ti fai male! Mammetta bella, 6 mesi! Ho pensato sempre a te, me lo mannavo, chissà che farà mammetta mia a quest'ora! E che volevi che facessi? Lavoravo a mandarti i pacchi? Sì, sempre fettine panate, quando arrivavano sembravano mezze sole! Ma ringrazia Dio! Ma sì, ringrazio Dio e mammetta mia! Sta buono! E Maria che fa? Come sta? De salute sta bene! Ti immagini quando vedrà il faro suo? So che soddisfazione! Sì, mammetta mia, finalmente sto a casa mia! Questa è casa mia! Ciao, ragazze! Che c'è, una camicia pulita? No, quella no, che del cavaliere! Ma che mi frega del cavaliere? Mi sarà stretta di collo, ma... E risiamo da capo a 12. Sparta, da dove va? Vengo subito! Alvaro! Alvaro! Alba! Ma che hai fatto? Non cresci mai, sei più basso di prima. Credevo che non venissi più. E mi cognato quel disgraziato, ma ora fa uscire, lo sai. E lascialo ma perdere. Ma lo sai, ho fatto in cucina adesso? Nel cassetto delle posate. Ah, Alvaro è uscito e già si è riformata la ganga. Signorina Ines, si ricordi, Alvaro Latini, niente più credito. Sapete che vi dico? Che la galera è un'esperienza che dovrebbero fare tutti. Altro che la vita militare. Sotto le armi chi conosci? Dei morti da fame. Io stavo in cella Regina Celi con un marchese e un antiquario. Oh, mi portavano un palma di mano così. Io veramente là dentro ero qualcuno, capite? Oh, sai che mi ha detto il direttore stamattina quando sono uscito? E meno male che teneva tu, altrimenti me ne andavo io. Oh, parliamo un po' d'affari nostri, Vi siete messi a fare un lavoro da vergognasse, perciò vi dovete licenziare. Sì, capirei come. E io come faccio? Oh, io a casa che gli dico, no? Ah, ma allora è vero, vi siete abbioccati. Ma io so tutto, Qui sotto c'è la femmina, la fia della Pesciarola, la fia del sor Annibale, tanto per un fannomi, hai capito? La cassiera del bar è via. Ah, ma questo mica me l'avevi detto. Ma te lo scherza, capire una stanza. Come scherzi? È 2 metri alta. Sì, e poi così. Oh, ragazzi, ricordatevi che l'uomo con la donna deve essere indipendente e dominatore. Dunque, incominciamo da oggi a dire vita nuova. Io là dentro ho conosciuto certi pezzi grossi che... Reggi un po' un momento. Alba, sta buono. Io lascio la parola. Una parola sola. Lascia stare. E lasciatemi perdere, no? E mo? E mo che fa? Ciao. Ciao. E sotto la letto da parlare. Ci vanno i pompieri, stava lì che sono. Ah, vale. Mica volevo ricominciare, Mettiamoci una pietra sopra e non se ne parli più. Io ho fatto 6 mesi, hai capito? Ho sofferto tanto. Tu non sai le umiliazioni che ho provato. Io per me non ci penso più. Allora facciamo la pace. Un momento. Quello che ho detto te lo ripeto. Io a tua moglie da quando era sposata non gli ho rivolto manco più la parola. Se ci credi, bene. Se no, niente. No, ma io te credo, Valette. Te credo e ti ho creduto pure quella sera. Soltanto che avevo bevuto, c'erano gli amici... Non volevo passare per vigliacco. E mo che gli fa? Sta a vedere che quello gli allenta un'altra puncicata. Sì, meglio. Così si sistema. Sì, è così.
Ciao, Vale. Amici come prima, eh? Ciao. Eccolo qua. Nerva, com'è andata? E come doveva andare? Poveraccio, mi ha chiesto scusa, mi faceva una pena. Io sono buono come il pane, voi lo sapete, eh? Mi ha dato la mano e io no! A Valerio Zerboni, quando vedi mia moglie devi abbassare l'occhio e svigolà, perché altrimenti stavolta te manno al Campo Santo. Ma se pure io penso. E lui diceva, amici come prima, dammi la giacca! E adesso se ne va a fare quattro camparucci soda, paga il basetto. Paga il basetto, ce l'hai io! Dai, tira fuori i soldi! Tira fuori i soldi! Buongiorno, impiegati! Buongiorno! Dai! Ah, questa sarebbe la signorina, eh? Beh. Ammazza, complimenti! Quattro campari! Quattro campari! Quattro campari, mi raccomando, freschi, eh! Ah, lo sapete che non ci credevo io! E chi avrebbe detto? Tu, bassetto! Alla salute, eh? Alla salute! Alla salute, salute, signorina! Grazie, auguri! Oh, ma Valerio, quel camioncino lì, ditemi un po', che fa? L'autista, il fattorino, che fa? Sì, l'autista, quello lavora in proprio. Il camioncino è suo, l'ha comprato a rate, lo sai. Quello sembra un moscerdone, ma vedersi da fare il suo come se li fa bene. A rate, eh? Ho capito tutto. Già. Oh, ragazzi, è quasi l'una, vado a prendere mia moglie, eh? Beh. Ci vediamo nel pomeriggio, c'ho un'idea. Signorina, e lei spatta che non me lo consumi, eh? Ma... Arrivederci, addio. Ciao, ciao. A Valvaro è sempre al varo, sai. Ciao, Franca. Ciao, Alvaro. Alvaro. Ah, Maria. Maria. E sta buono, c'è gente. Perché? Ma so sei mesi, tu non sai quanto sono lunghi sei mesi e tutto quello che ho provato là dentro. Ci stanno guardando, andiamo a casa. Senti, hai pensato a me? Sai quante volte mi chiedevo, chissà che starà facendo Maria mia a quest'ora? Tu hai pensato, Alvaro? Dimmi che ci hai pensato. Sì, certo, t'ho pensato. Come? Sempre. Sì, sempre. Vedrai, tesoro, che tutto tornerà come prima. Ah, speriamo di no, eh. Senti, Alvaro, è meglio che ce lo diciamo subito. O tu cambi, diventi una persona seria e te metti a lavorare, perché sennò io... Ah, Maria, e guardami in faccia. È cambiato Alvaro tu o no? No. Ma come no? Ma no, no, così, dentro, dentro. E che ne so io, che ne so quello che ti passa per la testa? Ma un sacco di idee. Allora, figlio mio, non sei cambiato proprio per niente. Ci sono tre combinazioni, 12, 18 e 24 rate. Non vedi quanto è bello? Quanto? 24. Ah, avete capito, 24 rate. Praticamente il camioncino si paga da sé, dal momento che uno l'acquista è una fonte di guadagno, no? Già, bisogna versare sempre le 300.000 lire di anticipo. Ah, sì, quello è sempre, l'anticipo è invariato. Beh, allora versiamo, ragazzi, no? Vogliono fare un giro di prova? Sì. Mi prendi una targa in prova? Non vedi, è certo che non affare. Ma avete sentito quello che ha detto? Il camioncino si paga da sé, questo tanto per incominciare, perché se gli affari vanno bene... Ci possiamo comprare pure l'autotreno, no? Con la gente. Che me la fate portare a me? Volentieri? Ah, no, ma che se ne passate, buonasera. Ah, stupido, patente terzo grado di S. Ma che è la patente da bassetto? Ma guarda, sì, che roba. Ah, vanveri, mandatelo a casa, come fa? Classificato quarto, sono stato. Che crede, eravate in quarto? Io ora stavo a posto. Ma meno male. Il personale meccanico ce l'abbiamo. E fattene, va. Meravigliosa, veramente bella. Allora siamo d'accordo, eh? La settimana prossima veniamo per l'articolo. Intesi? Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci e grazie. Prego. Ma che è sta stipula? Eh? Sta stipula che è? La stipula è il contratto, no? Ah. E 300.000 lire? Bene, 300.000 lire, lasciatemi pensare 5 minuti. A me bastano 5 minuti per i soldi. 5 minuti, eh? Lasciamolo pensare! Dai, dai, butta la giocca! Vai al bagno, vai! Ma come c'è quel ragazzo? Abbassa il becco, ma capito? E smettetela di fare, ragazzini, no! E la miseria! Ho trovato, capito? E seguita! Che ha trovato? Amos! E chi è questo Amos? È il nome della società, della cooperativa Trasporti Celeri, no? Amos! Alvaro, Mario, Odello e Spartaco! E perché io devo essere l'ultimo? Perché sta bene Amos? Siamo, no?
Sparto, Calvaro, Mario e Otello. Samo c'è già. E poi che c'è? Omas. Osma. Omsa. Maso. Mosa. Oh, insomma, basta. Ho detto Amos perché sta bene Amos. Se nella cooperativa siamo tutti uguali, ma qualcuno che comanda ce vo', altrimenti diventa una repubblica. Ma te stai a preoccupare del nome, ma i soldi, 300.000 in anticipo, chi è che c'è da? Già. Ah, ho trovato! Cosa? Un altro nome. Sta zitto, dai! Un altro nome, 300.000 lire, va bene? Qui dentro. Beh, allora io qua dentro c'ho la Banca d'Italia. Ho capito, allora con voi non si possono fare discorsi seri. Voi dovete rimanere nella monnezza come siete abituati, ecco. E andiamo, non siamo più nemmeno scherzati. Ma Mario diceva così per dire, no? O te sei fatto pure offensivo? No, non c'entra offensivo, negli affari c'è vostra serietà, va bene? Più seri di noi, siamo addirittura tratti. Beh, vedo. Comunque statemi a sentire, procuratevi 25.000 lire a testa. E te? E te, naturalmente anch'io, poi a farle diventare 300 ci penso io, intendi? Andiamo. Oh, ma vedi questo, ma che hai fatto? Sei cascato dal letto? Perché qualche volta sono arrivato in ritardo? A me questo mi fa una rabbia. Ah, ma dillo tu, è mai venuto prima di noi? Veramente no, ma per una volta che è stato bravo lascialo fa. E meno male che ci siete voi, sono adesso, e non con questa qua. E beh, perché lei non te conosce. Andiamo? Ma sta attento che casca tutto. Oh, Marce, lo sai che ieri sera t'ho aspettato fino alle 11? Beh, mi dispiace, ma sai, sono venuti zia e mia cugina. Oh, sai che Anna Maria si è fidanzata con uno che c'ha una torrefazione. Capirai. Capirai, sì, proprio. Marcia, via qui. Che vuoi? Via qui un momento. Ma no, sta buono, ma proprio qui. E su, dai. Namo, su. Marcia, lo sai che te voglio bene? E lo so. Ma quello che non sai è che io penso sempre al nostro avvenire. E fai bene, no? Ah, Marcia, io non posso continuare così. A scaricare cassetta, a rompere ghiaccio. Ma permetterà che mi vergogna l'età mia. E poi bisogna che mi faccia una posizione, sennò come faccio a mettere su famiglia? E che vorresti fare? Beh, io un progetto già avrei. Ah, e sarebbe? Non te lo posso dire, è il segreto. Ah, mo c'ha pure i segreti con me. Non scherzare, Marcia, è una cosa seria. Mi servirebbe un aiuto, un prestito. Un anticipo risolverebbe tutto. Quanto? 25.000 lire. E tu con 25.000 lire ti vuoi fare un avvenire? Come costa poco il tuo avvenire? Adesso capisco il movimento, l'alzataccia, fai lo scivoloso, tutte queste smancerie. Ma gira al largo, va! E io dovrei mettere su famiglia con un uomo come te! Ah, Marcia, mo m'offendi. Ma no, che non t'offendi, magari t'offendessi. E allora sai che te dico? Ma va a morire ammazzata. A te e tu sorella, te sto morto, te fammi che non fai altro. Ma chi te l'ha detto? Arrivederci, sulla te. Che è successo? Avete litigato un'altra volta? Sì, ma stavolta è finito tutto. Cercate un'altra disgraziata come me, se lo trovate. Vieni qua, raccontami tutto. Se può sapere che c'hai. Otello, andiamo, su. T'ho sempre trattato come un figlio, no? È stata Marcella. Sì, lo sai io... che c'ha un caratteraccio. Che t'ha fatto? Mi fate passare? Oh, aspetta! Oh, tutte le mattine la solita storia con questa, eh? E mezzo metro oggi, mezzo metro domani, mezzo metro dopodomani. Di questo passo chissà dove vado a finire io. Ma sentite che faccia tosta, c'è pure il coraggio di parlare. 10 giorni fa stavo qui, guarda dove mi ha mandato a finire. Quando il fatto viene, che aspetti, sai che paura che mi fai? Mi trema tutto il pizzo della camicia. E non vediamo, brigadiere, siamo qua, brigadiere. Otello. Eh? Vieni qua. Ti è? Mi raccomando a te, non di niente a Marcella perché lo sai com'è. State tranquilla, sulla te, la settimana prossima restituisco tutto. Vabbè, vabbè. Va avanti, io poi ti raggiungo, sennò quella povera figlia sta sempre sola là. Sì, sono te. Tutte le mattine mi ruba mezzo, tutte le mattine sono là.
largo io, se sta largazza lei chissà dove si andrebbe avanti, a finire. Beh. Brigati, eh. Vediamo questi segni. La notte li vi ha scancellato con quel lumacone d'otello. Io la notte dormo, sta mica come tu sia, sa. Guarda, guarda chi parla, oh. Che sei da dirmi sia tu. E t'assista che lo sai, non fa la commedia. Assassina, assassina. Ma mangia meno, va. Brigati, gli giuro, questo è il posto. Va bene, domani controlleremo la pianta. Oh, Altria! Circolare, ce l'hai fatta arrivare. Beh, sono passati i nervi. C'hai voglia di scherzare tu, eh? Otello, senti, per quei soldi poi te li do quando chiudiamo. Ma non di niente a mia madre, eh? No, no, sarebbe troppo facile. Dopo tutto quello che mi ha detto non voglio più niente. Ma che te credi, c'è un po' di dignità anch'io, no? E che gli è successo a questo stamattina? Che si è fatto benedita ai frati? È una vergogna. Avanti e va avanti del suo passo quella lì, ma chissà dove. Scusi, signora, eh? Ragioniere, guardi i corecchini. Ha visto che roba, eh? 20.000. Ma come 20.000? Faccio almeno 25.000, ragioniere. C'ho il pupo con la scarlattina e poi mi sfrattano da casa. Pensi che c'ho mia moglie in stato interessante un'altra volta? Mi dispiace. Ma come? Ma io poi sono reduce. No, veramente, non abbiamo da mangiare. Con le ultime 300 lire stamattina abbiamo fatto un po' di sugo. Ma con 20.000 lire voglio a comprare spaghetti. Con 20.000 lire? Con 20.000 lire? Ma lei è stato mai al giardino zoologico? Ha visto il pasto dei leoni? Oh, a casa mia è peggio! Col forcone bisogna dargli da mangiare! Ah, quelli se mangiano l'idea di Dio! Faccio 25.000, sia buono! Va bene, facciamo 25.000. Grazie, ragioniere, lei è un uomo! Grazie, arrivederla, ragioniere, auguri, tante grazie, eh! Deposita? No, prelevo. Quanto? Tutto. Documento? Oh, finalmente! A mezz'ora che aspetto! Beh, è Spartaco! E lo domanda a me! Ieri era troppo tardi, oggi è troppo presto. Un po' chiuso, un po' aperto, un po' manca per lei, un po' per suo cognato. E che schifo è questo? L'abbonamento non mi lo rinnovo più! Addio! Buongiorno, signorina Ines. Buongiorno, Spartaco. Come mai così tardi stamattina? Vita nuova. Un cappuccino, per favore. Che ho vinto, la Sisa? Quasi. Con doppio zucchero, Enzo. Bene, pronti? È sempre Forza Roma. Grazie. Spartaco, tu qua stai? Beh. E intanto la clientela se ne va. Di questo passo al salone non ci si accosterà più neanche un cane. E poi voglio vedere dove vai a mangiare, sfaticato. Lo sai che ti dico, che mi sono stufato da te, del negozio e di mia sorella. Tieni, queste sono le chiavi. E da oggi la frizione te la fai da te. Ma poi dico che te frizione a fare che c'ha quattro peli sotto traccia. Io i capelli sotto traccia, io. Questa me la paghi, eh. Mi verrei a chiedere l'elemosina. Questo è il ringraziamento. Dopo che gli ho dato per anni pane e lavoro. Chi? Ma cammina, va. Ti voglio vedere morto di fame. Ma cammina. Ma, Spartaco, lei ha fatto male a litigare con suo cognato. Che farà adesso? Ho altre prospettive, signorina, io. Forse entrerò a far parte di una cooperativa di trasporti celeri. Cosa in grande, sa? Complimenti. Vita nuova. Allora, sono 7:10. A Guagliari. Fate dei soldi da mia figlia, sono 63.000 lire. Va bene, soranni. Allora sarebbero? 63.000. Senta, se non le dispiace gliene do 38, 25 la prossima volta. Come vuole, tanto devo ne apportare l'olio. 35, 38. A Guagliari, lo vuoi un bicchiere di vino? E come no. Yeah. Alla salute. Salute. Arrivederci, soranni. Ciao. A Mario, Well, then let's go in. Buongiorno, i signori desiderano? We would like to try some of the specialties of the town. Ah, un momento. Anita, ci stanno due inglesi. Prego, prego. Thank you. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Thank you. Grazie. What do you eat? We were told that in this neighborhood we can get really fancy foods. I mean, particularly well-seasoned. What can you advise? Alors, nous voudrions manger quelques spécialités romaines. Beh, se posso sapere che buono.
Non capisco, non so inglesi. Ma come non so inglesi, non li vedi? Beh, che vogliono questi signori? E chi capisce, so inglesi? Non so inglesi. Beh, levatevi da mezzo che mo ci penso io. Allora gli famo le tagliatelle, pollo spezzato in padella con i peperoni e mezzo litro di frascati, va bene? All right. Mannaggia, noi ci capiamo subito. Hai visto cosa si fa? E mo sti cartelli li butto via. English spoken, parli francese, famo le figure che famo. Vergognatevi. Il francese e l'inglese li parlo. Ma tu non sai nemmeno quanti giri fa una boccia. Già, perché a voi vi piacciono quei quattro caponi che si portano il fagotto da casa? O quelli vi trovate bene? Ragazzi, guarda che c'è busti. Questo dovrebbe diventare un locale alla moda se non ci fossero ignoranti come voi. Così ti impari a rispettare tuo padre. See, darling, it's as I told you. This is the Italian temperamento. E mo che c'è? Lasciami stare. Anni, non fa così, non piangi. Non ne posso più, non mi capisce nessuno. Ma come nessuno ti capisce? Io? Tu sei come mio padre, guarda come sei conciato, lo stai già cazzo, sei pantaloni senza pieghe, la cravatta, guarda che cravatta! Anni, ma che fa con quello che guadagno? Io te l'avevo comperata, le spalline dorate. Sì, le spalline dorate, qui è piena a pernacchie tu. Ecco, lo vedi, non ti vuoi raffinare. Via qua, se. Lasciami stare, che se ci vedo mio padre, quello ti caccia pure via. Vieni, che domani mi metto le spalline dorate. Lasciami. Segna mezzo litro. Ma questo finisce mai. Odello! Odello! Siamo qua, via qua! Dai! Andiamo! Attento, va mai bene niente! Che te credo! Oh, ma quanti ne hai fatti? Ne ho fatti 8, quanti ne hai fatti? Bene! 8 e 8, 16, e 4, 20, e 4, 24, ancora 8 e fa 32, e anche tutti e stiamo a posto! Ah, ho sentito dire da uno che c'ha la faccia da dritto, che all'ultimo momento se possono vendere i biglietti a 10.000 lire l'uno! E sta zitto che ci possono sentire! Ma che sentire? Lo sai che ci paghiamo la rata del camioncino e ci avanza? E se piove? Andiamo? E se piove la partita si fa lo stesso? Ma se piove la gente allo stadio non ci va. Ma allora presto, che va a tutti. Avanti, permesso? Dai, fa presto, tesoro, che faccio tardi. Ma si può sapere perché devi andare via 2 ore prima? Affari. Affari per Mariuccina mia. Maria, hai visto la chiave del comò? Che ci devi fare? Mi devo mettere gli orecchini. Per andare dove? Dalla zia Ernestina, sta un'altra volta male, poveretta. Ma come? Dalla zia Ernestina vuole andare con gli orecchini. Quella muore di fame e lei gli orecchini. E beh, ma che c'è di male? Mamma, non te la prenda, Alvaro scherza. Ma come scherzo? Ma voi siete insensibili al dolore umano, dammi la giacca che sto ridando. Aspetta un momento. Perché c'hai tutta sta fretta? Calmate, no? Tiema. Adesso te ne puoi pure andare. Invece no! Invece voglio una spiegazione. In questa casa si sorveglia ogni mio gesto, mi si spia! Adesso basta! E non ne posso più perché non sono un bambino! Ma non fare il buffone. Ho trovato la bolletta ieri mattina mentre ti stiravo i pantaloni e ho spegnato gli orecchini. A tua madre hai già dato troppi dolori. Ah, non ne posso più! Non ne posso più! Non fa sta commedia, Alvaro, tanto non mi incanti più. No, Maria, aspetta, tu non devi uscire. Tu mi devi ascoltare. Non possiamo andare avanti così, noi due. Non hai più fiducia in me. È meglio che ci lasciamo, guarda. Tu sei ancora giovane, carina. Puoi anche rifarti una vita. Me ne vado. Ciao, ma. Ciao. Mamma! 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 Beh, e che c'è? E non vado mica in America, sa. Ciao. Non ne posso più, sono disgraziato! Ecco, nessuno mi capisce! Nessuno! Io ho cercato di strapparvi da questa vita di miseria, ma tutti siete contro di me! Era meglio che mi lasciavano morire. Sì. Perché tu non lo sai, Maria, quella notte a Regina Celi con la cinta dei pantaloni. Lo so, non dovevo dirtelo.
Ma è stato un momento di sconforto, ora è già passato. Non piange, Marie. Ma io non piango mica per... Piango per quanto sei bugiardo. Ma che te credi di trovare tutti stupidi nella vita? Ma perché la passi sempre in mezzo a bugie? Alvaro! Alvaro! Alvaro, andiamo! Va. Va con gli amici, va. Sì, ma tu aspettami, Marie. Ciao, Marie. E vedrai che un giorno sarai fiera di tuo marito. Aspetta, Marie. Finora niente, qui ce l'hanno tutti e via. Ma è presto, non ti preoccupare. Ma la partita sta per cominciare, lo senti? E sta tranquillo, guarda, ci sono i tardatari. Dove stanno gli altri due? Eccoli là, li vedi? Dove? Laggiù. Dai, dai, fatte sotto. Ti servono i biglietti? Tribuna Montemario! Tribuna Montemario! Ma che può andare a finire dentro? Perché? Ma come perché? Ma hai capito o no che è proibito il bagarinato? E allora come faccio a venire con la trasmissione del pensiero? Ma fio mio, io che faccio dei deficienti. Li metti in tasca e li fai vedere così, no? E vabbè. Dai, vai, vai, vai. A Mario! Mannaggia, come faccio? Ah, qui in Sarzana lì non si batte in chiodo, niente. E sfido, con quella faccia lì offri i biglietti. Devi sorridere, no? Ma qui il biglietto ce l'hanno tutti. Oh, tu già mi hai stufato, fa come ti pare. Tribuna Montemario? Tribuna Montemario? Si vede come venni? Tribuna Montemario? Tribuna? Tribuna Montemario? Tribuna Montemario? Quanto? A 5.000. Ma tu sei scemo, patriota mio, li vendo anche a 3.000. Ma non c'è niente da fare, non morde nessuno. Danno una partita per televisione, lo sai? Sti vampiri, e noi come fa? Bisogna ribassare i prezzi. Tribuna Montemario? Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Oh, a Mario, ti vedi qui là? Oh, a 4.000, eh? Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Tribuna Montemario. Tribuna, a 4.000. Qui giù no, cala, cala, al prezzo giusto, se no niente, tanta che l'ora chi ti vede più, eh. Quanti ne vuole? Allora, come ti va? Io altri in chi che arriva. Ma che fai? C'è stato due che si ripiano tutti, a 5.000. Sei sicuro? Oh, ma sei sicuro? Signori, ho pure che loro la partita. La vedono per televisione. Dai, 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 ma sei sicuro? Ma che te compri? Dai, io. Eccoli qua. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Oh, io pieno quanti ne occorrono? Quanti ne avete allora? Beh, io ne ho 10, tu? 10. 20. 8. 28. 12. E 12, 40. 40. 40, 4 per 5. 20. 200.000 lire. Sì, 5 per 4, 20, 200, sì. E non ci può fare qualcosa di meno? Come qualcosa di meno? Prima di tutto sono gli ultimi, poi già vi facciamo un prezzo di favore. Ci vuole, poi oggi così vuoi, domenica. Quando è così, allora venite a prenderli in questura. Oh, polizia. Ma io voglio i soldi, mio! Ma stavo fermo! Guarda, è la prima volta che abbiamo fatto, soltanto guadagna qualche lira. E va bene, ho capito. Visto che non siete dei soliti, per questa volta, Transeat... Ma se vi ci ripizzico ancora, non solo vi sequestro i biglietti, ma vi sbatto pure dentro. D'accordo? D'accordo. Siamo intesi, eh? Grazie mille, dottore. Ma quale grazie? Ma io rimango in casa. Abbassa il piatto, la trovo a mano. Ma basta, Bono, che spattaco, c'hai ragione. Queste sono le grandi idee. Ma capito? Ma io non mi ricordo i biglietti, ha disgraziato, si è rovinato tutti, c'è rovinato. Ma come faccio a restituire 25.000? E io come faccio con Nita? 25.000? Ci hai rovinato, scusate. State zitto, avete ragione che mi sono messo con dei falliti come voi. Ve dico che mi fate schifo e da oggi in poi fate da soli, capito tu? Ma te lo dico, te lo dico, ma andate a lavorare, poveracci! A parte! Che fai che gioca a fare? La coatta! Ha ritorcinato! Ma te la via, eh! Lascia sta madre, e che qua? E la via di Santa Maria, quante belle sono, faccio la capaccia così! Avanti, cammina. Aspetta un momento qui. Ma che dici? Non lo voglio nemmeno vedere. È inutile che insiste, capito? Mi ha offeso. Mi ha mancato di rispetto in presenza di estranei.
Buongiorno, signorina Ines. Buongiorno. Beh, ha fatto pace con suo cognato? Sì, è stato lui. Ha tanto insistito che... Che non la voglio vedere. No, no, è... Arrivederci. No. Arrivederci. Come te lo devo dire? Spartaco, vieni. Eccolo. Ringrazio tua sorella. Io per me ti avrei fatto morire di fame. Il pensiero di veder soffrire Assuntino è stato più forte del mio giusto risentimento. Perciò riprendi il tuo posto, ma... fila, eh? Grazie, Pasquale. Quanto sei buono. Ciao. E tu sta buono. Non lo fa arrabbiare. Vieni un po' qua. Dammi una spuntatina alla sfumatura e fammi una bella frizione. Oh. A Spartaco! Ha detto Alvaro che ti aspetta al bar! Ma vatta a butta a fiume, te Alvaro! A testa e mezza tappa del bassetto! A scadennatore! Che fai i capelli che accetta! A pappagallo! A rasatera! Leggero, leggero! Piano con la punta, deve essere tutto un lavorio di forbici! Piano, così! Ma sorella Nì è arrivato! È arrivato! Ah, papà, lui non c'è colpa! Brutta canaglia! Ma perché me la dai? Dai, sorella Nì, non fai la testa per il maggiore! Fate bene, non fai la testa per voglia! Dice no, ma hai tutto, tutto! Delinquente dentro casa mia, e con mia figlia! Sì, ma io ho un po' fatto! Te piacerebbe, eh? Te piacerebbe sposare la mia figlia! Arrivederci, sorella Nì! Avete fatto bene! Andiamo! A Mario! Alvaro l'aspetta al bar! Le vozzine ammazzate! Ma sai quelle cazzette? E pulisci il banco? E addrizza quel prezzo, no? Qual è questo qua? Sì, perché non ci metti un po' di ghiaccio? Ma dove io il ghiaccio? E allora butta un po' d'acqua sui cefoli così l'occhio rivia. Guarda che è arrivato il tricicolo, va via il ghiaccio, va. Poveraccio, va. Sta zitta, ma è tutta colpa tua. Ah, che sì? Se non gliel'avessi date quelle 25.000 lire. E andiamo, va, che se non gliel'avessi date io, gliel'avessi date te. Io? Non te conoscessi. Signori, quanto costa sto pesce? Che tocca, che tocca, che vuole lei? Ma come che tocco? Sto a guardare se è fresco. Non è fresca, lì da Natale, va ma bene? Ma che si è svegliata con la scuffia rivoltata? Ma sono svegliata come mi pare stamattina. E ti è, magnatelo bella. Ma e quanto siete più gentile coi clienti, ecco, no? Ecco qua il ghiaccio. E così me lo porti il ghiaccio, spezzalo, no? Vuoi che te lo spezzo? Tieni. Te posso, non... Odello! Ciao, Odello! Che vuoi da Odello? Ha detto al bar che aspetta al bar. Non te fa vedere più, sa? Te piazza in colpo, t'ho fregata! Guarda che se vedi ancora quel delinquente io te pesto come un baccalà, eh? E perché lo dovrei vedere? Sto tanto bene qui, mi trattate come uno di casa. E senza che fai tanto sardonico, vero? Figurati! Oh, ragazzi, sono molto contento di vedervi riuniti qui come una volta, eh? E Alvaro, voi lo sapete, non serve rancore. Malgrado che qualche volta voi ne approfittate, ma lasciamo perdere. Ma lascia perdere, che è meglio. Comunque, ho convocato qui il professor Semprini. E chi è? Ma allora ve lo devo dire, siete proprio ignoranti. Non leggete mai. Ma come, non sapete chi è il professor Semprini? No. È uno che c'ha un cervello così. C'è anche gomero. Avrà scritto una ventina di romanzi. Ha scritto L'orfana del Piave, La vendetta del defunto. Ma che ve lo dica a fa, voi non leggete. Ah, eccolo, eccolo. Buongiorno, professore. Oui. Caro professore, grazie di essere venuto. Per carità, caro amico, è un dovere, un dovere. Ah, sono miei amici, stavo appunto parlando di lei. Sono dei suoi grandi ammiratori. Pensi che hanno letto tutti i suoi romanzi. Grazie, molto gentile. Si vuole accomodare, professore? Sì, grazie. Eccoci qua. Comandano. Che ore sono? Le 11:30. Le 11:30? Beh, potrei prendere qualche cosuccio. Che so, un cappuccino, una brioche, un sandwich. Sì. Hai detto che sono le 11:30? Sì. E allora fa una cosa. Portami
un bel sandwich. Ne spa? Vabbè. Grazie. Prego. Dunque. Professore, io avrei bisogno di lei. Avrei bisogno della sua penna, sì, perché io so fare tutto, ma sul piano letterario veramente sono un po' scarso. E lei invece è un maestro. Beh, modestamente. Appunto, lei lo sa. Io avrei bisogno di una lettera. Una lettera, non so, come di uno che ha fame. Un disoccupato. Uno che ha la madre ammalata di un male molto grave. Ma perché? Tua madre sta male. Oh, mia madre sta benone, tiè, che ve possa seppellire a tutti. Ragazzi, calma, calma. E poi non disturbate che ve caccio fuori. Oh, dunque. Mi sono spiegato, professore? Sì, io ho capito fino a un certo punto, ma vedi, caro, mi sfugge lo scopo. Ecco, mi sfugge lo scopo. E no, sta qui. Come sarebbe? Alla precisa distanza di un anno è andata a raggiungere in cielo il suo compagno dopo una vita tutta dedicata alla famiglia, la N.D. N.D.? Sì. Nobile donna, è ovvio. Ah, ecco. Valeria Zoppetti, nata von Balbesberg. Von Balbesberg, sì. Von Balbesberg. Ah, sì, von, sì. Von Balbesberg, Balbesberg. Ho capito. La domanda ottima, geniale, semplice, geniale. Va bene, allora lei deve fare una lettera molto commovente e soprattutto con tante volte la parola mamma. Ho capito. Adesso lasciami solo che me la compito io. Va benissimo, professore. Lascia fare. Mi raccomando, eh. Va bene. Au, venite qua, andiamo. Au, vi è piaciuta o no l'idea? Io non ci ho capito niente. Ma nemmeno manco io, sa. Ah, figli miei, proprio siete deficienti in tutto. Pure. Ognuno di noi si presenta con una lettera e un oggettino artistico. E ci facciamo le lire. Ma chi le sgancia? E chi lo sgancia? I figli inconsolabili, no? Ma perché, scusa? Ma come perché? Ma ci avete proprio il cuore di pietra. Se si presenta a voi un poveraccio con la madre che muore e lui disoccupato senza la lira, che non gli dà niente. E che gli do? Non c'ho manco una lira io. Lo so, ma se ce l'avessi e fossi stato colpito da un grande dolore. Beh, certo, in questo caso sì. Lo vedi? È una cosa psicologica. Alvaro? Sì, mi dica, professore. Mettiamo un bel diabete, eh? Beh, diabete mi pare un po' leggerino, no? Io non specificherei, metterei male incurabile. Ho capito, un male che non perdono. Benissimo, professore. Ad hoc, sì. Io il tipo ce l'avrei, è uno che gli è morta la madre 3 mesi fa, è l'avvocato Mazzoni Baralla, un principe del foro. Quello è pezzo di pane, è uno che difende gratis gli imputati bisognosi. Beh, allora dietro da conto sta avvocato, perché tu con sto scherzetto finisci in galera un'altra volta. Ah, Mario, qui nessuno t'ha chiamato. Se non te va, metti la freccia, svolti a sinistra e l'affare solo famo noi tre, no? Oh, ma ci pensate? Con una lettera se famo dalle 5 alle 20.000 lire. 3 lettere al giorno fanno una media di 30.000 lire. In 10 giorni il camioncino è nostro. Beh, 10 giorni, 15. Ho finito. Bravo, professore. Che genio. Dunque. Illustrissimo, pregiatissimo, eccetera, eccetera. Quello che è, insomma. Va benissimo. Il viandante che in una fosa sera di giugno si fosse trovato a passare in un oscuro vicolo della periferia avrebbe udito una voce straziante di mamma gemere. Figlio, aiutami, le medicine. Quell'invocazione illustrissima era proferita dalla mia adorata mamma. Minata da un male che non perdona, era rivolta a me. A me che impotente, di fronte a tanto dolore, mi struggo e mi macero nell'angoscia di non poterla soccorrere. Prima di rivolgermi a lei, ho molto esitato. Ma 3 cose mi hanno convinto ad osare. E come vede, illustrissimo, oso. Prima, il dolore che ci accomuna. Lei ha perduto la sua adorata mamma, ed io, dopo di aver perso il povero babbo, sto per perdere la mia. Secondo. La fama che aleggia intorno alla sua illustre persona, fama di un uomo di grande mente e di grande cuore. Terzo, la squallida indigenza e la penuria di cibo che albergano nella misera bicocca dove vivo con la mia povera mamma. Come chiamare questa fisica angoscia se non con il nome di fame? Voglio, illustre avvocato, accettare l'offerta di questo oggetto artistico. Il mio povero babbo. Povero babbo dal cielo, la mia povera mamma.
dal suo letto di dolore ed io pregheremo per lei e la considereremo il nostro angelo benefattore. Avvocato? Faccia entrare quel giovanotto. Prego, si accomodi. Grazie. È permesso? Si accomodi. Grazie. Si accomodi. Ho letto la sua lettera, molto commovente. Avvocato, è commovente perché è sincera. È scaturita dal cuore. Lei è disoccupato? Disoccupato. È poco la parola disoccupato. Avvocato, mi guardi. Sono un disgraziato. La mia è un'odissea. Ho girato per degli anni tutti gli uffici. Niente, tutto chiuso. Creda, avvocato illustrissimo, io non so proprio dove battere la testa. Prego, sì, stia. Grazie. E sua madre, che cos'ha? Mia madre, avvocato illustrissimo, mia madre ha un male qui. E quel bronzo? Ah. Vede, avvocato, noi siamo poveri, anzi, indigenti. Ma non fu sempre così. Una volta eravamo agiati, come lo dimostra la squisita fattura di quella statuetta. Eh sì, il babbo. Perché non si dice così? Sì. Si dice babbo. Il babbo. Continui. Dunque, come le dicevo, il babbo aveva un negozio di stoffe e le dico un esercizio ben avviato. Avevamo una casa montata e poi sopraggiunse il crack e fummo costretti a vendere tutto, pezzo per pezzo. Quel bronzo è l'ultimo pezzo che ci è rimasto e stava sulla scrivania del povero babbo. Babbo. Sì, insomma, del mio povero papà, ecco. Signor avvocato, illustrissimo, è l'unica risorsa che ci è rimasta. Lo accetti, per riconoscenza di quello che farà per me. Sì, scusi, lei la parola mamma, con quante M la scrive? Già, con tre. Come? Uno davanti e due di dietro. Sono appunto tutte queste M che mi rendono antipatica. Questa parola. Sì, lo capisco benissimo, ma io che ci posso fare? I bambini da bambini dicono mamma, poi crescono, diventano adulti e seguono a dire mamma. Ecco, e questa parola, appunto per tutte queste M, mi è particolarmente antipatica. Lo vuol capire? Sì, lo capisco, ma non è colpa mia, avvocato. Stia calmo. La parola quella così, si dice mamma. Lo so. Si dice si scrive mamma come si dice si scrive babbo. Lo dice anche Dante. A me letto Dante? Come diceva avvocato? A me letto Dante. Avvocato, illustrissimo, è ovvio. Ma nonostante Dante quelle parole mi sono antipatiche. E forse, guardi, mamma mi è più antipatica di babbo. Sì, comprendo la sua tragedia. Effettivamente ci sono delle parole che danno fastidio, eh? Anche lei ha di queste idiosincrasie. Io? Si immagini. Io, per esempio, non posso soffrire le parole zuppa, muffa, truffa. Lei non può immaginare, caro giovane, il tormento di un uomo come me che vive con le parole e odia le parole. Comprendo il suo stato d'animo, la sua tragedia. Ma cosa vuol fare, avvocato mio? Tutti abbiamo una croce. Ma io spero che ciò non toglie che lei può interessarsi al mio caso. Sì, avvocato illustrissimo, tutti abbiamo una mano. Una mamma. Ho tolto una M. Buongiorno. Ma scusi, cosa vuole? Devo consegnare questa lettera e questo oggetto all'avvocato personalmente. L'avvocato in questo momento è occupato. Se vuole aspettare. Vabbè. Prego. Si accomodi.
il mio povero padre dal cielo, la mia povera madre dal suo letto di dolore ed io preghiamo per lei e la riteniamo, la consideriamo anzi il nostro angelo benefattore. Avvocato, mi lasci. No, no, no. Mi guardi, venga a trovarmi, caro giovane. Sì. La raccomanderò a qualche mio collega. Oramai io professo saltuariamente. Ho capito. Comunque, avvocato, mi permetta. Un bacio solo, tanto per gradire. E che ci perde lei? Grazie. Avvocato, comunque. E lei? Cosa vuole? Ha bisogno d'aiuto? Io? No, io veramente... Sì, io... Dovrei fare una causa. Ah, bene. Parli liberamente, l'avvocato è come il confessore. Venga, venga, si accomodi. Si accomodi. Segga. Dunque, mi dica, giovanotto. Si segga. Dunque, mi dica, che cosa ha fatto? Ma io veramente non ho fatto niente. No, non ne dubito. Lei ha una faccia di bravo ragazzo. Avrà certamente errato senza volerlo, senza saperlo. Del resto, la sua piccola statura, che crea sempre nell'uomo un complesso di inferiorità, sarà un attenuante. Io, per esempio, alcuni anni fa sono riuscito a far assolvere un imputato che aveva ucciso la suocera perché gli diceva sempre tappo, 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 tappo. E aveva ragione quel giovane che è uscito poc'anzi. Coppa, pappa, poppa, tappo. Ci sono delle parole veramente odiose, non trova? Io... Ma va, che erbasetto è dritto, quello quattro sacchi se li fa da. Cinque, che quattro, è vero, Alva? Più so è meglio, no? Ah, guardate un po' là. Ma quello è il professore, che fa qua? Voglio dire che è nato da avvocato. Avresso! Signore, eccomi. Signore, mi aiuta a salire sull'autobus. Ah, ma quello te frega i soldi! Sta fermo, che c'è la guardia. Vada. C'hai ragione, eh? Il professore c'ha un cervello così. Oh, erbassetto. E va. Ma che sono? Siamo giocati. Tocchio della... Andiamo, va. E allora? E allora sto matto mi ha detto, ma lei la parola pullula non gli dà fastidio. A me no, gli ho detto io. Ho un altro po' di via in attacco. Lei è proprio un criminale, i criminali sono caratteristici per la loro insensibilità. Oh, io stavo seduto nella sedia e guardavo la porta. E poi cominciavo a parlare dei soldi. Lei intanto mi dia le prime 50.000 lire per le spese. Poi? E poi? E capirà, io già stavo per le scale. Aspettatemi. Oh! Ah, Malvano conosce proprio tutti, eh? E capirai, conosce solo quelli che sono stati in galera. Eh no, per questo lui c'ha ragione. E che in galera ci vanno solamente i delinquenti? E credo bene, tu stai ancora a piede libero. Ah, ma sì. Sfotti meno. Beh, ciao, fate vedere un giorni, ciao. Ah, oh, morto un papa se ne fa un altro. Perché? Sapete chi è quello là? Chi è? No. E chi è? È il direttore della Banca d'Italia. Ma no, quella vera. Oh, ragazzi, siamo a cavallo. Virgilio, in via eccezionale, proprio per l'amicizia che ci lega, è disposto a darmi dei biglietti da 10.000 a 1.000 lire l'uno. Falsi? Falsi, imitati, riprodotti. E così andiamo in galera tutti. Ma perché in galera? Nessuno se ne accorge perché sono perfetti. E poi, oh, te lo possono avere anche ammollato, te pare? Ragazzi, io non ci sto, voi fate come... Nemmeno io, e vabbè. Oh, sapete che pure grigio è bello. Ma che è bello grigio? A me mi piace di più rosso. Ma lascia perdere, che è grigio però... Oh, ragazzi, ascoltatemi bene. Ma ci pensate, in una settimana può essere nostro. Con 4.000 lire ne famo 40, con 40 ne famo 400. Con 400, 4 milioni ci portano in galera. Ecco, io non c'è stato. No, ma come va? Io in galera non ci voglio andare. Vedi che freni che c'ha. I quattro sacchi, chi è che ce li dà? Le 4.000 lire, chi ce le dà? Le 4.000 lire... Ah, stavolta no, eh! Dai! Per i bambini abbandonati una piccola offerta. No, grazie.
Signorina, senta. Ma che fai? Faccio una vera buona, no? C'è il resto 10.000? Adesso guardo. Ma non ce l'hai, Gia? No. Te li do io. No, no, lascia, così cambio meglio. 7.000, 8.000 o solo 9.200? Va bene, tenga il resto. Grazie. Ma che tenga il resto e tenga il resto, eh? Ma sei impazzito? Puoi dare 800 lire, ma che li rubi i soldi? Ma scusa, se ne aiutiamo noi, poverelli, chi è che aiuta? I veri signori regalano sempre poco. Ammazza che dritti che sono sti signori! C'è qualche impegno dopo pranzo? No. Uscirò con mia sorella o con qualche mia amica. Forse starò a casa. Perché? No, niente, così, tanto per dire. Però è strano, una bella ragazza come lei... Signorina, mi cambia 10.000, per favore. Ho il taxi fuori e non a spicci. Grazie. Buongiorno. Ma come, nemmeno li guardi, se sono falsi. Ma perché dovrebbero essere falsi? Non mi è mai successo. Cosa mi stava dicendo prima? Io? Ah, sì, le dicevo... Che cosa faceva dopo pranzo? Gliel'ho detto. Niente di preciso, niente di importante. E lei? Io? Non so. Arrivederla. E non spingete. Grazie. Una anche a me spinga. Mi dispiace, ho cambiato proprio adesso. Beh, va bene, ecco. Tu, andiamo. Quanto tempo ci mettono? Le potevi pure cambiare un altro 10.000 lire, no? Mi devi già il filo, il gelato, la cabina e il treno. Sono 60, 320, 410, sono 1.480, no? Che vuoi, ora le cambio. Ecco, va. Ma chi è occupata? Già, occupata. Se vedi che si sono sbagliati, oggi è una giornataccia. Che? Ma che giornataccia, scusi? Quella cabina è occupata. E no, come? Oh, ma prego, entrino, entrino pure. Capisca, vostra, ma noi l'abbiamo pagata, sta, che segrete? Sta buona, Marcella. A Marcella. Ma se poi aspetta, no? Abbiate pazienza, il pasticcio deve essere successo là in biglietteria. E sa com'è, il viaggio, il caldo, e uno diventa un pochettino nervoso. Di solito non si vede e non si sente. Il mio vestito! Ah, mandorla, ma che vuole lei? Il mio vestito sta bene qui, lei non lo tocca! Ma che, ma scusi, c'è un pirolo libero e dove lo dovrei mettere il vestito mio? C'è lo sgabello! Ma che te l'hai comprato, l'attaccapanni, scusi, sa? C'ha tre piroli liberi, guardi, uno per la camicetta, uno per la sotana e uno per il gipetto. Ma adesso regge, non lo so. Lei il vestito lì non ce lo mette. Tanto perché lei fa la prepotente e facciamo così. Va bene? Adesso lei lo raccoglie. Lei è scema, per me sta bene qui. Lei lo raccoglie. Oh. Ma che c'è, che c'è, che è successo? Ecco qua, lo accolgo, gli avanti. Ma che maniere sono queste? Dove siamo? E tu quando hai finito di far cretino mi vieni a cercare in piscina, eh? Uffa! Meno male che non si vede e non si sente. Permesso? Permesso? Scusi, eh? Beh, ma non ci marci, no? Io no, per carità. Beh, se butta o non si butta? Ma capirà, lei fa presto a dire, ma è la prima volta che mi butta da 5 metri. E non faccia il broccolo. Ma io voglio fare un tuffo insieme a lei. Ma mi lasci stare, se siamo insieme, su, mi dia la mano. Ma quale piani vuole lasciare la mano? Cavaliere? Comandi? Quante? Sono 680. Lasci stare, credo di averli spicci io.
Tenga pure il resto. Grazie. Buongiorno. Ammazzali quanto sono belli, guarda. Quale dei giocheresti? Io nessuno. Però se proprio, proprio dovessi giocare, guarda, sceglierei quello là. Quale? Il 6. Sei, sei. Agamennone. Andiamo a giocare, vieni. Dove? A giocare a Agamennone, no? No, io scherzavo, Alva. Ma come scherzavi? Non si sa mai, vieni. Adesso, prima di giocare, andiamo a vedere a quanto lo danno, eh? Agamennone, Agamennone. Oh, lo danno a 8. Gioca mille lire, va. Ma proprio io, e perché non giochi tu? E dai, l'hai scelto tu, per scaramanzia, no? Vai. No, no, da questi, mi sono antipatici. Da quelli là, guarda. Vai a giocare, va. Maria. Che c'è? Dai, gioco io perché qui ci sono troppi uomini, ci vado io, va. Mille lire a Agamennone vincente. Cambio a 10.000. Alla pari regolo. A 3 e mezzo Lorenzaccio. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 8.000 per 1.000 a Agamennone vincente. 8.000 per 1.000. Andiamo. Hai visto, Marì? Ma che c'hai che sei così emozionato? Capirai, con 1.000 lire te ne danno 8.000. Ciao, Carlo. E beh, ma bisogna pure che il cavallo arrivi, no? È come se già avessimo vinto, no? Ma dimmi un po', ma quelle 10.000 lire, da dove sono saltate fuori? È un anticipo su un affare, una mediazione. Dai, dai, vieni. Ma lo vedi che è l'ultimo? No, no, ecco, adesso rimonta, rimonta. Vedi, va? Si riprende. Aspetta. È vinto. Ce la fa! Alva! Mappare quanto sei fortunato. Hai fatto bene a insistere per giocare su quel cavallo, che eh? Che ti dicevo? Oh, vi vedo allegri, avete vinto? Sì, 8.000 lire su Agamennone. Ah, avete puntato su Agamennone? Sì, l'ho scelto Maria. È stata idea mia. Bella corsa, eh? Ah, Valea, hai visto? In principio ci ha fatto un posto prima, sì. Poi si è ripreso dopo, eh? Già. Senti, vado a fare dai soldi, hai visto mai che quelli ci ripensano? Vabbè, a più tardi. A più tardi. Ci troviamo qui, eh? Beh, come va la vita, Alva? Bene. E che fai, de bello? Ah, beh, ho certe idee di mettere un'agenzia di viaggi, trasporti. Anzi, sono in trattativa con la Fiat per certi camion. Ah, diventiamo concorrenti allora, eh? Che c'entra concorrenti? Io ho intenzione di mettere una cosa in grande. Ah, una cosa... Sì. Ho capito. Beh, auguri allora. Grazie. Maria? Alva. Hai visto, amore, che hai vinto? Sì. Ce ne vorrebbero tanti di questi. Magari. Adesso andiamo a vedere i cavalli di quest'altra corsa, eh? Sì. Ah, un momento, c'è Codiga. E chi? È uno che sa tutto su tutti. I cavalli li conosce benissimo. Voi andate e aspettatemi lì alla pista. Io intanto me lo lavoro, capito? Vabbè. In bocca al lupo. Sempre ottimista, Alvaro, eh? Già. D'altra parte, che vuoi farci? Se non lo fosse, credo che sarebbe peggio. Povero Alvaro, ha avuto così poca fortuna. Ha la fortuna di essere tuo marito. Beh, capirai. Io l'ho sempre considerata una fortuna. Valerio, per favore. Ma scusami. Oh, dammi un consiglio, va. Questi sono sicuri. Alla terza gioca di Igor. Eh? Sì, Igor, Igor. Alla quarta Volturno. E alla quinta Armagnac. Armagnac, sei sicuro? Certo, giocate pure la camicia. Oh, non mi frega, eh. T'ho detto, giocate pure la camicia. Ciao, si vedevo. Cameriere? Vengo. Chiamato. Che roba è? Zuppa di pesce. No, hai questa visto? È zuppa di teste di pesce e di cocce di vongole. Ma c'è anche il polpo. C'è capitato per combinazione. E a parte il fatto che è tutta roba che vi eravate dimenticata nel frigorifero. Ma no, guarda, pesce fresca, è fresca. Sta zitto, che ne sai te? Vede, signorina, le posso assicurare che l'abbiamo pescato stamattina. Ma pescato dove? Non mi faccia parlare. Che lo vuole insegnare a me, eh? Questa è roba che viene dalla Sardegna. Comunque ne posso portare un'altra cosa. Ecco, guardi, vi porto in conto, almeno quello sarà fresco, eh? Come vuole. Ecco.
Ma è mai possibile che non c'è mai un attimo di pace? Stai sempre con l'anima attraversata. Tu invece dormi da piedi, vero? Sì. A te tutto va bene e non protesti mai. No. Sai come finiscono quelli come sì, te? Sì, come Don Come Don Falcuccio. Ecco. Ecco qui. Ma chi ha messo in conto anche la zuppa di pesce? E l'hanno ordinata, no? Senta, allora la zuppa di pesce al conto non lo paghiamo, no, sa? No, ma che ce ne importa? Noi paghiamo, ce ne andiamo e non ci veniamo più. Ecco. Tu dovevi far missionario. Senta, signorina, più di 100 persone l'hanno mangiata sta zuppa e nessuno se l'ha lamentato. E sapete che è stato in bocca buona, no? Uffa, basta, no? Piantala! Sai che parla che ti ha perso qualche cosa? Ecco. No, signore, tu non paghi. Che succede? E dice che non è buona sta zuppa di pesce. Va bene, signorina, non fa niente, non paghi niente, possono anche andare. Ah, oh, a me non ha regalato mai niente nessuno, sa? Lei i soldi li prende, hotel lo paga. Lascia stare, lasciamo perdere. Ma che lascia stare? Mi dispiace, non abbiamo da cambiare. Ma non è il resto, no, eh? No, non ho il resto. Aspetti, che glieli do io. Ecco qua. E con questo ci compra il bicarbonato per quelli che hanno mangiato la zuppa di pesce. Ma signorina. Direttore, senta. Scusi. Allora, mi devi in tutto 3.480 lire. E cambia le ste 10.000 lire, no? Che le vuoi mettere in cornice? Vieni. Due persone alla volta. Su, andiamo. E se poi hai paura? Perché dovrei aver paura? Vedi come vola piano. Piano, ma vola. Allora sei tu che hai paura. Io? Sì. Senta. Due. Subito. Non ce l'ha, Spicci? No. Beh, vada pure. Mi dispiace, ma adesso non c'ho resto. Vuol dire che nel frattempo troverò da cambiare. Sì, ma resto quando? Beh, non si preoccupi, quando torno l'avrò cambiato. Che vuole, con tutta sta gente? Mario? Ma scusi, che Mario, è servito? Andiamo. Vada pure, buon divertimento. Devo cambiare pure per quel signore che è salito adesso. E allora? Aspetti un momento. Fattori! Mario, ma che ti senti male? No. Che c'è? Non potrebbe atterrare da qualche altra parte? Come? Atterrare a Piazza Navona! Ma lei che scherza! Che matto che sei! Eccoci qua. Coraggio, sì, stiamo arrivando. Va bene? Anita! Oddio.
Mario, ma ti senti proprio tanto male? Tanto, tanto. E mo che facciamo? Dove vuoi andare? Lo stomaco, andiamo via. Mannaggia la miseria, e mi ha detto giocateci pure la camicia. Sto morà ammazzato. Non dille parolacce, ormai è finita, no? Che ci vuoi fare? Ma dove sta il codice? Io lo gonfio. E calmo. Ma dove sta? Uno, ne fosse arrivato uno. Tu quanto hai perso? Io niente. Come niente? Oh, io ci avevo 3.500 lire, eccole qua, io ce l'ho tutte qua. Ammappete che dritta. Allora abbiamo perso 1.000 lire sole. No, tu ce ne avevi 10. E beh, lo so, ma che c'entra? Tu poi queste cose non le puoi capire. Ah, sì? Alvai, quante sono le cose che non posso capire? Andiamo, vabbè. Due San Paolo. Due per Roma. Non ha spicci, per favore? Mi dispiace, no. Ah, oh, ma queste sono false, eh? Ma... Eh sì, c'ha ragione, è proprio falso. Ma tu sei sempre il solito stupido, eh? Giusto a te potevano rifilare un biglietto falso. Scusi, sa, ma sto fidanzato mio è tanto gnocco. Se lo volesse cambiare, il fidanzato, mica il biglietto. Sì, ci penserò. Cinque biglietti. Tenga. Senti, ma com'è possibile? Sei sicura che... Come te, ma scalzona, a questo sei arrivato, eh? Oh, com'è andata? Benone, per lei, signorina Ines. Ha capito, sto basetto, è stato più dritto che noi, allora. Di qua. Lo sa chi lo rifilate? A chi? A quelli che fanno il gioco delle tre carte. Ma va. Fa vedere. E chi? Ha visto. Uno, due, tre. Oh, sapete che famo domani con queste? Ci compriamo 10 biglietti da 10.000 e famo 100.000 lire, vabbè? Perché? E voi? Andata male. Ma che giornata nera, piccoli contrattempi. Oh, ma queste sono false. Ma che false? False, ve dico, adesso te lo dimostro, che qua. Ma da me sono buone, se ma... Guardi un po', signorina, sono buone o sono fasulle queste? E che non si vede? Se ne accorgerebbe anche un bambino. È un bambino, sì, ma sto gradino, no. Ma allora lei è proprio stupido. E che lo vede ora? Ma com'è possibile, mannaggia? Ma allora io mi butto a fiume, mi butto a fiume. Ma che fate? Quello si butta a fiume per davvero. Non si preoccupi, che purtroppo sanno da quello.
sto disgraziato deficiente. Spartaco! Spartaco! Ma su, andiamo, non faccia così, può capitare a chiunque, no? Già, però lei mi ha detto che sono stupido. Mi è scappato, volevo soltanto dirle che è stato un po' ingenuo. Grazie. Maria? Che c'è? Ci sono tre ragazze, cercano Alvaro. Che avrà combinato? E mo che vogliono queste qua? Ah, non lo so, andiamo giù a sentire. Ma che gli diciamo? Magari passiamo domani. Ma Marcella, ma che siamo venuti a fare qua? Ci penso io, no? Che figura ci facciamo? Buongiorno. 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 Che volevano, mio marito? Sì. Non c'è, se vogliono dire a me. Beh, magari ripassiamo domani. Un momento, ma loro chi sarebbero? Lei è la fidanzata d'Otello, no? Lo ero. Io sono la sorella di Sparta. Ah, niente, non piange, piangi dopo. Questa è la fidanzata di Mario. Beh, ancora proprio fidanzata, beh, vabbè, no? Insomma, qui c'è la madre e la moglie, parliamo con loro, no? Dunque, signora, noi siamo venute qui per dire a suo marito che se non lascia stare quei tre ragazzi qui finirà male, va bene? Ecco. Sì, me l'ho attraviato. Quello non va più a bottega e ha pure mancato di rispetto a mio marito che gli va tanto bene. Io non ne posso più, non ne posso. Mio padre mi picchia tutti i giorni e Mario è sparito. Io te lo so, due giorni che non si fa vedere. Senta, lei deve dire a suo marito che... Io non gli posso dire niente a mio marito. Non gli posso parlare perché se n'è andato. Non lo vedo più. Ah, va bene. Beh, signore, allora scusateci. Che scusate, scusate. Prima ci venite a rompere l'anima e poi ci chiedete pure scusa. Ma che sono minorenni quei tre garofoli? Legate la zampa del letto, legate. Ah, signore, ma perché non ci lega suo figlio con una corda al collo? Ah, scopetta, te butto pure per le scarpe. A chi è proprio? A sé. Ringrazi Dio che sono una persona così educata, io. Ma per piacere. Ma signori, stai calmi, ragioniamo tranquillamente. Ragioniamo. Non è meglio sapere dove stanno e che fanno. Sì, sì. Beh, io so soltanto quello che mi ha detto Riccardo, il ciclista. Che gli ha detto? Dice che ha visto mio fratello al mercato di Porta Portese. Stava a comprare quattro cappelli usati. Quattro cappelli? A luglio. E che ci faranno quei cappelli? Abbassetto, va avanti te che dai meno nell'occhio. E se trovi il tipo fischia. Noi veniamo dietro, va. Oh, ragazzi, non va a bioccare che mo siamo in ballo, eh? Polizia, squadra del buon costume, favorisca i documenti. Per la signorina garantisco io. È avvocato lei, dottore? Sì, e la signorina è la mia fidanzata. Chiedo scusa, sa il dovere... Prego, brigadiere, per carità. Buonasera. 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 Quanto sono noiosi. Beh, d'altra parte un po' di vigilanza ci vuole. Ci vuole. È necessaria. Niente da fare. Che scalogna. Beh, come va? Quello è un avvocato. Gli avvocati è meglio perdere che trovarli, no? Pure un avvocato è andato a pescare questo. E che ne so, che c'ha la divisa avvocato quello là? Oh, ce ne stanno da avvocati in Italia, eh. Dove giri ne trovi uno. Oh, beh. E mo stai qui. E va a trovare i tipi, no? Vabbè. Andiamo, va. Cosa fanno loro qui? Quello che ci pare. Come? Ma perché, scusi?
Che non si può più stare la sera al Pincio in automobile? No, lei stava compiendo atti osceni con una donna equivoca. Che cosa? Ma come si permette? Equivoca sarà sua sorella. Noi siamo marito e moglie, ha capito? Tu sta zitta che ci penso io. Comunque non è una buona ragione per attardarsi nei viali bui a fare cose che potrebbero benissimo fare a casa loro, non è vero? E io elevo una contravvenzione, bene? Ma elevi quello che vuole, io sono a posto, sa. Io sono il commendatore Vincenzo Servatori, ha capito? Ecco, scriva, avanti, eleva. Scriva, brigadiere. Scriva, scriva. Scriverò anch'io, ai giornali. È una vergogna, Queste cose in Francia non succedono. È così, capisci, che favoriscono il turismo. Ma la cosa non finirà qui, Sì, ti farò vedere chi sono io. Ha scritto lei? Sì. Ecco, bravo, grazie. Ma insomma, vai che dentro. Modo, io non lo so. Guarda che roba, uno viene qui 10 minuti per farsi due chiacchiere e travesti io figurati. Meglio che per perché poi per queste cose tu sapessi. Ma la cosa non finirà qui, Farò vedere il suo video. Certo che a questi gli ha preso proprio brutta, Fermi tutti, polizia! Oh! Qua? Sapete o no che è proibito baciarsi in pubblico? Qu'est-ce que vous dites? Pardon, monsieur, je suis désolé, je ne vous comprends pas. Nous sommes français. Pardon. Ma quelli sono forestieri. Bisogna chiudere un occhio perché altrimenti c'ha ragione il commentatore. Ci va di mezzo al turismo, no? Ragazzi, qui bisogna piantarla. Perché qui, tra avvocati, commendatori e pellegrini, non alziamo una lira. Oh, se volete ritirarvi, ritiriamoci. Però io dico che se mettiamo le mani su una coppia come intendo io, magari un pezzo grosso, su un adultero. Ma che 10, ma che 20. Quello ti dà 100.000 lire per evitare uno scandalo. Ad ogni modo, guarda là. Ci siamo, questi li sorprendiamo in flagrante. Ha visto mai fosse un onorevole? Ma che onorevole, con qua la faccia? Perché? Che faccia c'è, ciò, per favore? Non far male, non scocciare. Zitti. Fate piano. Fermi tutti. Chi siete? Che volete? Polizia, squadra del buon costume, siete in contravvenzione, lei e la ragazza, va bene? Lei lasci stare la signorina. Giovanotto, lei cerca rogna, fuori i documenti. Prima si faccia riconoscere. Ma che fa, caccia i documenti? Prima cacciate i vostri documenti. Oh, poche chiacchiere, paga la contravvenzione, altrimenti porto dentro te e la ragazza, va bene? E va bene, andiamo al commissariato. Ma paga, paga, che è meglio. Ma paga, paga, ma che c'è la faccia da pesta, paga. Andiamo, andiamo al commissariato. Va bene, andiamo dal commissario. Spaccalo fuori tu! Dai, lascia che glielo io! A tagliarci, dai! Ma lo prego! Aiuto! 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 Tre guardie banditi! Ci hanno aggredito laggiù! Dai, dai! Aiuto! 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 Fermi o paro! Fermatevi! Fermi! Fermi! Articolo 628, rapina. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Scriva 7 anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite. Scriva 3. Ah, ecco, questo fa meglio al caso nostro. Articolo 630.
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da 8 a 15 anni. Metta 10. No, no, un momento. Più le circostanze aggravanti per il travisamento e l'associazione a delinquere, facciamo 10 e 3, 13. Articolo 347. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a 2 anni. Quanti siamo arrivati? A 25, signor tenente. Tu, quanti anni hai? 21. 21 e 25, 46. E tu? Quanti anni hai? 22. 22, 25, 47. E tu? Io... Spartaco! A Spartaco! Per quante ricerche siano state fatte, signor tenente, non è stato possibile rintracciare la coppia aggredita. Abbiamo assunto informazioni. Ho telefonato anche al commissariato di Trastevere. Quei ragazzi risultano incensurati. Forse è vero che si sia trattato solo di uno scherzo. No. Voglio credere che sia così. Però li tenga dentro fino a domani mattina. Speriamo che la lezione gli serva. Va bene, comandi, signor tenente. E quello sta fuori. Sta fuori sta carogna. Quello stamattina si va a far bagno a Fiume. Quello stasera va al cinema con la moglie. E noi 25 anni. E state zitto, state. Non me ce fa pensare. Non me ce fa pensare. Arrivano. Allora? Il signor tenente ha voluto credere che il vostro sia stato uno scherzo. Ah. Già, ma io no. Io no, io non ci credo. Però vi lascio andare perché sono sicuro che ci ricacete. Già. E la prossima volta avremo in mano le prove sì, che sì. Purtroppo nella fattispecie sì, non sì, ci sì. Sono. E allora ve li farete davvero 20 sì, anni sì. Di galera. Grazie. Fuori, via! Maria, il caffè. T'ho preparato pane e frittata. Vuoi pure due fichi? No, grazie, mamma. Ciao. Non lo saluti? No, non lo voglio nemmeno vedere. Poveraccio, sta proprio male. Tu non l'hai visto ieri sera quando è tornato a casa, ma c'aveva una faccia. E mi ha spiegato perché è stato fuori questi 2 giorni. 3, ha capito? 3. Ma sai, dice che è stato a Velletri per affari. E tu ci credi ancora a quello che ti dice? No, ma ha giurato che vuol cambiare vita. Capirai. E che, è la prima volta? Hai ragione, Marie. Mai visto mai? È facile che stavolta sia sincero. Fagli un saluto. Speriamo bene. Però lo faccio per te. Ciao. Oddio, che male. Ciao. Oddio, mamma. Ma che si sente? Mi ha detto che è cascato. Allora non sarà meglio chiamare il dottore? Ma non lo so. Io Clarichetto. Odello Maria Spartaco, dicono che sta sciti. Ti aspettano sotto Ponte Cesi, è una cosa urgente. Ma veste e vengo, c'è da fumare. Ammazza che affari che faccio con voi altri. E dai, non ti preoccupare, dai, molla sta cica. Al tuo avvenire ci pensa Alvaro. Sicuro. Ciao.
che lo ha. Ah, Otello! Ciao, Mario! Ciao, Balurdo! Ah, Abbasè, come va? Che fai? Ah, un peso vuol lasciare un momento soli, eh? Ammazza, mi fate subito fregare. Io stamattina andavo dall'avvocato. Oh, comunque ho una grande notizia, eh? È uscito il ragioniero Miccioli. È ma uscito? No. Ma sì. Quello sì che è buono. Lo dicevo io che Alvaruccio nostro non ci avrebbe abbandonato. Ma lo sai che c'avevi ragione? In galera si pensa proprio a tutto. Grazie, e poi avete fatto una notte sola. Altrimenti, caro mio, pensate a me che... già, si beccavamo 25 anni, però. Peccato, eh? Peccato, perché ci potevi stare. E come cavolo facevi a stare 25 anni? Oh, lo sai te che ci è venuta stanotte? Sì. Oh, scusa tanto, prego. Fai che no. Pazzo, come la vai? Ecco. Pazzo, e dove? Buongiorno. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Che c'è? Ma quello là chi è? Quello chi? Quel giovanotto là. Ah, il mio fidanzato. Così basso. Perché? Che c'è di male? Ma allora, io, lei... Io, lei, che cosa? Ma come, non ha capito? E che dovevo capire? Non mi ha mai detto niente. Ma allora io mi butto, mi butto. Che guarda, bello. Ci mettiamo una bella lucerna, due mazzancolle, eh? Il polipo, guardi, ancora si muove. Forse sarebbe meglio se prendessi il palombo. Il palombo? Ecco, così ci fa un bel fritto dorato, eh? Va bene così? Sì, va bene. Guardi che bellezza. Tutto? No. Quante trance? Beh, siamo sei. Facciamo tre. Allora taglio, eh? No, non dalla parte della testa. Più giù, qui. Ma poi vengono troppo piccole, no? È meglio. Allora taglio, eh? Che bei gamberetti. E se facessi il riso coi gamberetti? Sì. Eh? Otello, posso? Oggi non l'ho ancora detto a nessuno. E vabbè, va. Lo ma posso sentati dire? Là, Signora? Signora, dica, venga. Come? Ma sì, signora, faccia come le ho detto. Vada. Che modi sono mi creda, vada. Sottini! Anita, c'è altra gente. Waiter. Sì, venga. Sì. Ecco quel vino. Pronto? Quattro? Sì, venite pure. Ma Sonny, mannaggia, non ce la faccio più. Avete voluto il locale elegante, adesso lavorate, no? Vai. Pronti? Quattro spaghetti alla carbonara e quattro filetti al sangue, forza, navigare. Sto sfinito, non ce la faccio più. E su, coraggio, sono arrivati altri cinque stranieri. Altri cinque stranieri? Ma è possibile che tutti qui devono venire a mangiare? E avanti, forza. Oh, ma quanta ce ne stanno ancora? Sei già stufato. Lavora. Lavora. Alvaro, guarda che c'è tua moglie. Oh, tiè, finisci tu. Mario, oggi è una giornataccia, qui ci vorrebbero quattro braccia per contentare tutti. Allora, hai finito? Ce ne andiamo? Sì, adesso ce ne andiamo. Alvaro! A quest'ora? Ho capito, qui se non ci può salvare non si va avanti. Beh, che vuoi fare? È lavoro, no? Però adesso io che faccio?
Va a casa, ti raggiungo, va. Vabbè, ciao. Ciao. Oh, qui è venuta mia moglie, dimpo oggi non si mangia. Ma va a lavorare, cammina. Vabbè, vabbè, dopo fammi i conti. Oh, è proprio vero, sa. Nella vita chi c'ha la polvere spara e chi non ce l'ha sente li botti. Ma vi rendete conto che qui ci sfruttano? A chi lo dici? Oh, pensate un po' se sto camioncino fosse nostro. Sai i soldi che faremmo? Già, ma mica è nostro. Vabbè, non è nostro. Perché non abbiamo spirito di iniziativa. No, perché non abbiamo le lire. No, le lire si trovano, ve lo dice al baro. Sì, è una parola, e dove le trovi le lire? Ma come dove? C'ho un'idea formidabile.